Gente, il doc è qua presente. Regà, voi direte: oh, grande doc, di cosa parli oggi? Accendiamo la macchina. Parli delle partite di Serie A? No, oggi no. Oggi ho deciso di parlarvi del buon Inter 69, il buon Enrico, che per l'amor del cielo io conosco anche. Vi voglio anche bene, tra virgolette, perché un bene da persona con cui mi trovo bene a parlarci, simpatico, però è che a una certa, dopo un po', gli bisogna anche dire che di cazzate ne sta dicendo anche un po' troppe, come l'ultima. Cioè, nel giorno dove lo scandalo principale è l'Inter, nel giorno dove, cioè, gli arbitri, tutti, il consorzio arbitrale, come cazzo lo volete chiamare, dicono che l'Inter non dovrebbe essere prima ma seconda meno tre, lui se ne esce con un articolo che ha visto solo lui, perché sono andata a vedere Calcio e Finanza, non c'è nessun articolo così, e Calcio e Finanza fa uscire un articolo sulla Juve e la Sampdoria e le plusvalenze. Prima cosa, addirittura spero che vi mandano in, vi siete ovunque, vi conoscono nel mondo, perché siete dei ladri, abbiamo il triplo dei vostri tifosi. Prima cosa, ci conoscono nel mondo per i campioni che abbiamo avuto, tipo Alessandro Del Piero, non Ronaldo, il fenomeno che tutti amate, che però non scordatevi che appena potuto è andato al Milan, R9, proprio via sbolognati così, cazzo gliene frega. Arriviamoci. Allora, in poche parole, cosa dice? Che noi con le plusvalenze che ormai abbiamo capito che abbiamo pagato, anche se le plusvalenze è giusto che nel calcio ognuno valuti il giocatore come cazzo gli pare. Come cazzo gli pare? Però va bene, ah, le plusvalenze false, quella. Allora, Henry, io ti voglio bene. E finché riempi di cazzate i tuoi tifosi, a me me la rido anche, perché vi ricordate il buon Enrico che ci ha tartassato le palle un'estate intera con l'Inter degli arabi? Non stanno gli arabi. Ecco, non ci sono. Piff, il piffero, per non dire il cazzo, è arrivato. Poi va bene, comunque, finché riempi di cagate i suoi tifosi, a me mi frega un cazzo, anzi godo, perché così poi spirano chissà che cosa e alla fine svrang, come direbbe il buon nonno, svrang. Però se devi riempire di cazzate i miei, non ci sto, e non ci sto, e non solo i miei, tutti in generale. Cioè, la cosa che fa ridere è che tu davvero, amico mio, Enrico Inter 69, hai il cazzo di coraggio di parlare dopo che l'AIA ha detto che non dovresti essere primo. Cioè, tu hai sto coraggio qua, cioè, sei un fenomeno. A te Achille ti faceva un bocconazzo, cioè Achille ti faceva un pompone sotto banco. Se tu sei l'Achille dei tempi d'oro, l'uomo più coraggioso del mondo, davvero? Davvero? Cioè, regà, che cazzo? Li stanno massacrando! Mandato arbitri in Serie B, qua e là su e giù, stanno dicendo che non siete addirittura. Io penso che neanche a Calciopoli fecero una cosa del genere. E lo stanno facendo, e tu hai il coraggio di dire Juve, Sampdoria, le plus. Ma che cazzo stanno dicendo? Che cazzo stai dicendo? Ma poi un'altra cosa, no? No, perché molti interisti, compreso Enrico, non capiscono forse l'italiano. E vi spiego una cosa. Farsopoli, c'eravate dentro anche voi, solo che il vostro reato è andato in prescrizione. Cosa vuol dire? Che eravate colpevoli, ma hanno fatto passare troppo tempo per imputarvelo. Perché? Perché c'era pace all'anima sua, no? Tronchetti Provera. Ok, era lui? Era lui quello della Telecom. Dai, comunque, quello della Telecom. È vero che faceva il furbacchione. Poi che tu parli tanto di noi, Farsopoli,
Ma te li sei già scordati i caffè di Herrera? No, perché regà, qua sembra che l'Inter è uno stinco di santo. E attenzione, non voglio dire che la Juve sia uno stinco di santo, Non voglio dire. Ma frate, come noi abbiamo fatto della merda, l'avete fatta anche voi. E ogni volta che puntate il dito, cioè è come se Dahmer domani si sveglia, va da Ted Bundy e gli dice: sei un serial killer. Perché tu non sei un serial killer? Ah no, io le uccidevo, però le mangiavo poi le persone. Eh beh, certo. Allora, normale. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, qualcosa veramente di obbrobrioso comunque, regà. Cioè, davvero. Io vi voglio bene a tutti, però Henry, ripeto, finché vuoi parlare e dire cazzate sull'Inter e sui vostri proprietari futuri, il prossimo arriverà da Marte, è giusto che lo fate. Ma fatemi suo favore, non parlate di Juve, perché non sapete un cazzo. Non sapete un cazzo. Io non parlo di Inter, ma non parlate di Juve. Non sapete un cazzo. Un cazzo. E cercate, cioè. Che poi voglio dire, ma davvero, cioè, per davvero. Sei incolpato di essere primo con 3 punti scandalosi in più. Ok, cioè, che poi non sono solo 3, mi sa che sono 5, perché dovrebbe essere la Juve prima più 3. Comunque, ho letto veloce l'articolo, gliel'ho data anche su, e ho detto, vabbè, sti cazzi, noi giochiamo sul campo. E hai il coraggio, cioè, provi, cioè, manco fossi Chiara Ferragni, provi a distorcere l'attenzione facendo passare la Juve per ladri. Dai, regà, ma avete toccato il fondo, regà. Io vi voglio bene, ma neanche a far così, va là. Prendetevi le vostre responsabilità. Se avete fatto delle cazzate, pagherete, frate. Mi sembra anche una cosa abbastanza giusta. Come noi abbiamo pagato. E sento tanti dire: oh, ma la Juve ha pagato, regà. La Juve ha pagato. E l'Inter, cadendo in prescrizione, non ha mai pagato. Il Milan ha pagato e tante altre squadre hanno pagato. Ma l'Inter. Perciò facciamoci due conti. Comunque. Un bacione Henry, un bacione Inter 69 e poi fallo un video, diccelo, perché alla fine pif, non è arrivato.